Sia la tensione fisica che mentale possono rallentare e indebolire drasticamente il tuo apprendimento del pianoforte. Lo stress infatti può deconcentrarti, può impedirti di ascoltare il modo in cui stai suonando e soprattutto abbatte la tua motivazione a superare i tuoi problemi e le tue difficoltà al pianoforte. E sai qual è il miglior modo per eliminare lo stress? Suonare uno strumento. Quindi suona tutti i giorni in maniera da sfruttare il potere calmante del pianoforte. Se lo fai inoltre, eliminerai anche quel briciolo di senso di colpa che ti assale ogni volta che salti una sessione di studio. Anche se hai solo pochi minuti, non andare di fretta, rilassati. Cerca di goderti ogni singolo secondo che passi con il tuo strumento. Questo perché stai dedicando del tempo a te stesso e al tuo miglioramento. Fai molta attenzione alla tensione fisica. Potresti per esempio ritrovarti a usare troppa forza per premere i tasti o a irrigidire dei muscoli che nemmeno ci servono per suonare. Se ti accorgi di avere questo tipo di problemi, fai molta attenzione. La tensione infatti si può accumulare e tramutarsi poi in mal di testa, fatica, stanchezza e dolore muscolare o addirittura nel peggiore dei casi anche tendiniti. Per non parlare poi dei passaggi molto veloci o con molte escursioni di dinamica, da tesi è quasi impossibile riprodurli. Prima di suonare, perciò, cerca di fare un po' di stretching e dei respiri profondi e soprattutto ricordati mentre suoni di respirare e non andare in apnea. Nei casi di stress estremo ci sono altre pratiche come lo yoga o altre tecniche meditative. Per cominciare ad eliminare le tensioni è importante che tu impari ad ascoltare il tuo corpo, quindi ancora prima di sederti al piano cerca di rilassare le zone che di solito sono più colpite come il collo, la zona lombare, le spalle e le braccia. Se senti qualche impedimento mentre stai suonando, fermati, non andare oltre e cerca di concentrarti sulla zona che senti tesa e cerca di rilassarla. Infatti a volte basta anche soltanto pensare di voler rilassare una parte del corpo per ottenere l'effetto desiderato. È molto importante che tu tenga conto anche di questi aspetti perché purtroppo non puoi decidere quando essere al 100%. Potresti avere un saggio o un concerto e sentirti un po' giù di tono, non completamente in forze. Puoi però imparare un po' alla volta a controllarti e quindi impedire che questa casualità rovini completamente il tuo modo di suonare e goderti tranquillamente la tua musica. Da oggi in poi non associare più lo studio del piano a qualcosa di stressante e stancante, anzi, rilassati.